Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi leggiamo e analizziamo insieme Fratelli di Giuseppe Ungaretti. Prima però ricordatevi di lasciare mi piace qui sotto, iscrivervi al mio canale e seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. La poesia Fratelli è stata pubblicata nel Porto Sepolto del 1916 e aveva un altro titolo, Soldato. Del Porto Sepolto ne abbiamo parlato sia nella video lezione dedicata alla vita e alle opere di Ungaretti, che vi lascio qui, però poi l'abbiamo approfondita maggiormente nella video lezione dedicata al Porto Sepolto, l'omonima poesia sempre del nostro Ungaretti, e ve la lascio qui. Questa poesia, Fratelli, viene rimaneggiata più volte e viene poi pubblicata nell'Allegria. Vedete qui due versioni. Notate che Ungaretti ha effettivamente svolto un rimaneggiamento forte di questa lirica. Vedete la versione originale, quindi pubblicata nel 1916, di Che reggimento siete, fratelli? Fratello, tremante parola nella notte, come una fogliolina appena nata. Saluto, accorato, nell'aria spasimante, implorazione, sussurrata, di soccorso. Dell'uomo presente alla sua fragilità. Questa poesia che pubblica nel 16 lui la rimaneggia, la rivede togliendo ed essendo ancora più essenziale. Dove ci troviamo? Siamo a Mariano del Friuli nel 1916. Ungaretti è volontario al fronte e incontra due reggimenti di soldati che gli appaiono fratelli per questo il titolo, nonostante la guerra. Bastagnone! A posto! Avanti, marcia! Leggiamo ora insieme la versione poi definitiva. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. Dal punto di vista retorico emerge l'uso dell'enjambement. Abbiamo due strofe con versi molto spesso spezzati. L'apostrofe. Di che reggimento siete, fratelli? Peraltro notate l'unico elemento di interpunzione, il punto interrogativo. L'anafora, fratelli, che apre e chiude. Fratelli. La poesia. La personificazione. La parola tremante. La parola fratelli. Che però è anche una sinestesia, perché la parola si sente con l'udito e il tremore invece lo percepiamo con il tatto. Analogia, foglia appena nata. Quindi la parola trema nella notte, è una foglia appena nata. E l'anastrofe, involontaria, rivolta. Notate anche in realtà l'allitterazione della T. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte. E anche del suono F, fragilità, fratelli. Come vi dicevo, la parola fratelli è una parola chiave che apre e chiude il componimento. Alla parola fratelli si ricollegano parola tremante, foglia e involontaria rivolta. Quindi il tema passa dalla guerra a quello della fratellanza. Tienilo per il mio ricordo. Andiamo. Di che reggimento siete, fratelli? Questa parola, fratelli, è fragile come una fogliolina appena nata. Perché quando due reggimenti si incontrano, l'incontro è un po' teso. Sul fronte potrebbe anche esserci il nemico, e quindi la parola trema nella notte. Vedete qui un'altra illustrazione di Julian Peters, questa volta in inglese perché alcune versioni delle poesie di Ungaretti sono comparse solo in lingua inglese, non in italiano. Come nella poesia Veglia, a cui abbiamo dedicato una video lezione e che vi lascio qui per completezza, ci troviamo di notte. La vita del soldato è rappresentata come fragile, precaria. E non è solo la parola in realtà ad essere una fogliolina appena nata, tremante, ma sono in realtà anche i soldati stessi, che
che ricordano delle foglie appena nate, perché sono giovani soldati, perché chi andava al fronte spesso non era consapevole di ciò che stesse realmente vivendo. L'aria è pervasa dalla guerra, è spasimante. Quindi parlare di fratelli in un momento di guerra è quasi una rivolta involontaria, è un ossimoro, il fratello soldato allo stesso modo, no? La guerra, ma la fratellanza sono due concetti che si scontrano tra di loro. È un controsenso rispetto alla guerra. Gli uomini però si rendono conto di essere fratelli e di vivere una condizione collettiva. Dal punto di vista formale, anche qui notiamo la rivoluzione metrica, la punteggiatura scompare, tranne che per il punto interrogativo della domanda con cui si apre la poesia. Emerge una fitta trama di allitterazioni, come vi facevo notare prima, del suono fe o del suono te. I versi sono brevi o brevissimi, quindi le parole verso, chiamate anche versicoli. Mi confermano che è stato un esploratore a dare l'alto. Si è trovato allo scoperto. Sopra ci sono le mitragliatrici austriache che battono il terreno. Lo faccia fucilare ugualmente. Signor generale, io non posso far fucilare un uomo che non ha commesso un reato. Notiamo in questa poesia l'elemento della fratellanza, il fatto che, nonostante la guerra, l'umana solidarietà emerga. Signor tenente, ho dato io l'alt. E adesso cosa facciamo? Andiamo avanti o ci fermiamo? E il tema dell'umanità, della solidarietà, dell'amore e della vita pervade tutte le poesie dell'allegria, peraltro raccolta con questo titolo così ossimorico, perché l'allegria in realtà è una raccolta diaristica di fatto di guerra, che però ci riporta anche ad un importante invito, invito alla vita, alla sopravvivenza, ma anche alla collettività, all'amore comune. All'amore verso l'umanità stessa, che si riscopre proprio in un momento difficile come quello della guerra. E lo vediamo nella poesia Fratelli, lo vediamo in Veglia, dove Ungaretti veglia un soldato, un compagno morto al plenilunio. Lo vediamo in altre poesie di Ungaretti, anche in San Martino del Carso, dove lui ricorda i suoi affetti e dove il suo cuore è un paese straziato. Fermi! Aspettate con quel morto! Sparate in aria! Sparate in aria! Andiamo su! L'ordine è stato eseguito, signor generale. Alla prossima video lezione!